spiegone! E qua c'è pure, un cartello stradale, oh! Recuperiamo qualcosa ai belli. Porca miseria! Che guarda che roba! Lo sanno che c'è questo cartello. E come no? Il sindaco sarà venuto a controllare, no? Ti pare che ne è venuto? Soprattutto la sua squadra, il suo clan, il cerchio magico che lo sostiene. Ma escono i dirigenti, escono dal dirigenti, ce n'è uno solo. Uno solo? Sì. Ma come, noi ce n'abbiamo... Voi siete fortunati, perché Frascati, nonostante la stessa sostanzialmente popolazione errata, gode di uno status quasi speciale. Poi sai, insomma, che è il protettorato, il protettorato di certe aree politico, andiamo. Adesso c'è una candidatura, fermiamoci qua al comune, sono qui adesso. No, lì hanno fatto un errore, sì. Dice sono state le primarie. Ma questo io lo devo dire. Tutto lecito, però devo dire. O devo dire a Zingaretti, o devo io. Un personaggio, possiamo dire, di punta che si andrà a candidare, alla quale facciamo i nostri migliori auguri. Guarda, dico, lo so perché hanno fatto a casa mia, quindi. È stata sicuramente eletta e designata con tutte le formali rispetto di tutti. Andiamo avanti. Qui quello che voglio dire io è che la vicenda del bando rifiuti, no? Che è nata male, perché come abbiamo detto prima, Cook, eccetera, eccetera, non ricordiamo nulla. E sta finendo peggio, anzi è finita peggio, perché è stata praticamente decisa da un tribunale e non dall'amministrazione, dalla politica. Vorrebbe che qualcuno prendesse atto di questo fallimento clamoroso e se ne andasse a casa, perché questo dovrebbe accadere nelle normali dinamiche politico-amministrative. Capiamo cosa vi dico io. La città è preda del degrado, sporca, abbandonata, in balia degli eventi, gestita su basi umorali a seconda delle simpatie, un manipolo di irriducibili, lacché continua a difendere l'indifendibile. Voglio dire fino a che punto. La sentenza del Consiglio di Stato, però, come abbiamo detto, segna un punto di svolta e speriamo che questo sia. Ora ci sono tardive. Ma chi è che ha scritto questo? Questo è il mio comunicato stampa. Tu sei parte. Qui c'è un tardivo quanto inutile, secondo me, intervento di Fare Rete, PD e 5 Stelle, che è comunque sempre meglio di niente. Che sono stati comunque questi gruppi, movimenti, inizialmente qualcuno c'era, qualcuno no, assolutamente inesistenti, assolutamente non incisivi. E vabbè, ma mo stanno a gazzima. Nulla. No, questi non stanno a gazzima, almeno. Se così è... Ma come, ne ha sentito Letta e, sì, e no, Conte? Vabbè, no, però voglio dire, però erano comunque minoranza, no? Cioè, quindi voglio dire, perché non hanno... E non perché hanno... già girava l'aria. Se sentiva Lombardo, la regione, dai, no. Alici? Io mi dispiace richiamare sempre l'io, ma soltanto io e te praticamente. Ha rivendicato fin dall'inizio. Noi perché non ci capiamo niente. La situazione che non andava, le anomalie pesantissime, i ricorsi che ho fatto alla Corte dei Conti, alla Prefettura, all'ANAC. E chi fa? Infatti non mi ha risposto nessuno. Però finalmente la giustizia, tra virgolette, ma non perché io sia contento che va via De Cheneco, viene Sarimo o viceversa, figuriamoci assolutamente. A noi ci interessa il servizio. A noi interessa il servizio. Allora, domanda, dove sono state tutto il tempo le minoranze che oggi si ricordano talune della questione, la città al governo, che su questa cosa non ha detto una sola parola, almeno fino a stamattina, anzi si è rivoltata contro gli alleati, tra virgolette, di banco del PD e altre forze politiche che le hanno accusate di essere assente sul bilancio, perché stavano poco bene, speriamo che si siano rimesse in salute, ma soprattutto dove stanno i partiti di centrodestra? Ascolta, i partiti di centrodestra su questa cosa... A Gempia c'è sta il virus, c'è il lockdown! Locali, su questa cosa, nei due anni precedenti, hanno detto praticamente poco, ma quasi nulla. C'è il lockdown, stanno chiusi in casa. E Forza Italia che sta in maggioranza, con la consigliera Polizzi che è entrata pochi mesi fa, come ha ribadito il responsabile provinciale, e con quell'altro consigliere Pompili che strizza comunque l'occhio a Forza Italia, pur dichiarandosi civico. Finto civico dentro la maggioranza. Allora voglio dire, in questi anni noi non ricordiamo interventi decisi, oltre che incisivi, di questi rappresentanti locali di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Ci auguriamo tuttavia che avvengano a breve, ma soprattutto ci auguriamo che, come diciamo prima, qualcosa possa cambiare, perché qui all'orizzonte purtroppo, come ricordavo sempre in quel comunicato stampa, si stanno iniziando a stagliare sempre più nitide gru e molazze. Sì, ma ce n'è uno in arrivo dagli Stati Uniti. Che non è nulla contro l'imprenditoria edilizia, anzi, ben venga l'imprenditoria edilizia, quella sana, quella che porta comunque sviluppo e dà occupazione. Ma purtroppo c'è in ballo un argomento che si chiama rigenerazione urbana, che sotto questo nome, che apparentemente è di rinascita, di ripresa, invece c'era purtroppo, a mio modesto avviso, e spero anche qui di essere smentito, una bruttissima prospettiva, nel senso che
tu la conosci la materia della rigenerazione urbana? Butteranno giù gli immobili vecchi e li ristruttureranno. Allora è stata fatta una delibera di giunta pochi giorni fa che ha mandato al dirigente del settore tecnico di individuare tutte le aree dove si deve intervenire con questa rigenerazione. Cioè praticamente deve fare questo dirigente adesso dovrà fare una sorta di perimetrazione impropriamente detta, di individuazione proprio materiale di queste aree, all'interno delle quali, dove si presume ci siano situazioni compromesse da sanare, da rigenerare, verranno anche date consentite ulteriori cubature fino al 40% in più di quelle. Ah, questo mi interessa a me, consentite. Con IOPA, il fondo internazionale. IOPA Trust, poi. IOPA Trust. Tra queste aree oggetto di rigenerazione si parla anche della ex cartiera Pontificio, dove c'erano i rifiuti abbandonati. E io voglio sperare che in quell'area venga fatta sì un'opera di rigenerazione, tolto quel soppalco che blocca e regge i muri, l'Arco del Trionfo, e rigenerata la cartiera e riportata all'antico splendore, ma non che vengano fatti magari metri cubi di residenzialità o altre cose come potrebbe avere in tantissime altre aree, o terreni agricoli che si trovano nella parte bassa, borghetto, zone basse, che magari vengono trasformati. Cioè, allora, detto questo, senza avere nulla in senso pregiudizievole contro nessuno o qualcosa, speriamo che le maggioranze e i partiti di centrodestra, che sembra che un pochino qualche segnale di risveglio lo stiano dando, probabilmente perché stanno le elezioni, vota, siano presenti e attenti soprattutto su questa cosa, perché il piano regolatore di cui si doveva fare grande stravolgimento, o il PT, il PCG là, è stato completamente dimenticato, il documento primario indirizzo che doveva essere rigenerato è sparito, c'era una mozione che impegnava a fare tante cose, ma in tutto questo nessuno parla. Allora, speriamo che nei prossimi giorni invece la cosa possa cambiare, ma soprattutto che tutto questo degrado assoluto adesso finalmente si concluda con il nuovo corso e il nuovo gestore che a breve verrà assegnato. Grazie e un saluto a tutti i cittadini.